La sicurezza prima di tutto, ci batteremo per un cambiamento cercando la normalità. In molti danno per scontato che le Marche, come la Toscana e l'Umbria, non possano cambiare colore dopo 45 anni e invece noi proveremo quantomeno a mettergli paura. Così Matteo Salvini in un pino bar gremito di gente che applaudiva di continuo il leader leghista. Con la consueta felpa e la scritta Marche, Salvini ha toccato diversi temi come la prostituzione, l'immigrazione e il lavoro. Fuori dal locale intanto le forze dell'ordine che hanno presidiato la zona fanese, dove il segretario del Carroccio ha deciso di far partire il suo tour elettorale in regione. Una visita all'indomani dell'accordo con Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, che vedrà i due partiti correre insieme. La parola che racchiude i vostri obiettivi, come ha detto lei questa mattina, è normalità. Sì, e sarebbe già tanto, la normalità di poter andare al parco giochi senza essere importunato, la normalità di prendere il treno o l'autobus senza preoccupazione, la normalità di lavorare senza pagare il 70% di tasse a uno Stato ladro, la normalità nelle Marche di lavorare per merito e non per amicizie, conoscenze o raccomandazioni. In Italia ci sono 4 milioni di disoccupati, ha detto Salvini. Dobbiamo aiutare prima loro e poi il resto del mondo. Non c'è spazio per un immigrato in più. Il leader leghista è tornato anche sull'ultima tragedia nel Mediterraneo, costata la vita a 800 persone circa. Dopo le trasmissioni televisive dedicate, i minuti di silenzio in memoria delle vittime, dopo che Bruxelles ha ribaltato il tavolo sulla testa di Renzi, continueranno a farli sbarcare e accadranno altre stragi, ha detto. Bisogna chiudere il rubinetto alla partenza e mi spiace per la complicità, concluso, tra alcuni amministratori locali e prefetti. Anche nelle Marche evidentemente c'è qualcuno che ci guadagna, perché è un business da centinaia di milioni di euro, quindi la generosità secondo me è voglia di guadagnarci, punto e basta. Prima aiutiamo il nostro vicino di casa, il nostro prossimo, e poi aiutiamo tutto il mondo. Dobbiamo seguire quei paesi che affrontano e risolvono i problemi in modo diverso, ha proseguito, dove ad esempio se stupri una volta poi non lo rifarai più per il resto della vita. E qui il leader ha ribadito la possibile soluzione e prevenzione al reato, la castrazione chimica. State promuovendo anche una raccolta firme? Sì, da metà maggio saremo in tutti i comuni italiani e quindi anche in tutti i comuni marchigiani nel nome della normalità per regolamentare, togliere dalle strade e tassare la prostituzione, quindi riaprire le case chiuse come altri paesi europei più civili del nostro hanno già iniziato a fare. Soddisfatto Luca Rodolfo Paolini, che dopo l'incontro con la cittadinanza ha aperto il corteo con Salvini lungo Corso Matteotti, passando per l'Arco d'Augusto fino a percorrere le mura romane. Noi ringraziamo Salvini perché sta riportando veramente la gente in piazza, cosa che finora riusciva solo a Grillo, e questa è una cosa che secondo noi è importante, perché noi puntiamo molto a far rinnamorare la gente della politica e quindi tornare a votare e naturalmente votare Lega Nord. Tra le tappe successive un sopralluogo all'Hotel House di Porto Recanati. Si tratta di un condominio multietnico, spesso al centro delle cronache per fatti legati all'immigrazione clandestina e allo spaccio di droga. Una struttura che secondo il leader leghista dovrebbe essere rasa al suolo. E prima ancora invece Salvini si è recato in piazza Roma ad Ancona, dove l'accoglienza però è stata ben diversa, con striscioni e grida di protesta, fumogeni ma anche uova e pomodori lanciati dai manifestanti.